terminata con il risultato di 4-3 per l'Isola Calcio a 5, questa sfida di Coppa contro Teddy Club Palermo. Siamo qui con il mister Alfonso Miosi, le chiediamo subito cosa è successo nel primo tempo, sotto di due reti, poi secondo tempo una rimonta incredibile, ma poi una rimonta successiva da parte dei padroni di casa. Sì, partiamo dal presupposto che per noi era una partita dove volevamo far bene nonostante la prima sconfitta per dare continuità di risultato. Abbiamo lasciato a casa qualche giocatore, però le persone che erano qui sapevano che dovevano fare bene perché fanno parte dell'organico, e nonostante questo io voglio sempre la mia squadra giochi. Nel primo tempo siamo stati un po' più timorosi, anche se non abbiamo, diciamo, sofferto tanto loro. Sono andati in vantaggio su un tiro libero e su un gol, e quindi ci può stare. Poi nel secondo tempo ho parlato con i ragazzi, ho detto di reagire perché comunque non avevamo dato tutto nel primo tempo, e nel secondo tempo, se non erro in 6-7 minuti, addirittura l'abbiamo ribaltata andando sul 3-2. Poi è normale che comunque io in campo oggi avevo un 17enne e un 18enne all'esordio assoluto, punto molto sui giovani, fanno parte del gruppo, ci lavoro, sono contento, e quindi alla lunga, con l'esperienza dell'Isola, che hanno giocatori importanti, poi sono andati in vantaggio e hanno portato la vittoria finale per loro. Diversi giovani in campo, tanti invece ai titolarissimi mancanti. Le chiedo, questo minutaggio che le ha concesso potrebbe anche aver dato qualche informazione in più per le prossime partite? Assolutamente, io ho detto ai ragazzi che questo era un banco di prova per chi aveva meno spazio durante il campionato e che volevo delle risposte da parte loro, in maniera tale che mi mettevano in difficoltà per le future convocazioni, quando forse saremo al completo, perché ad oggi siamo a novembre e non riesco ad avere la rosa al completo. Oggi tra i pali scendeva Claudio David, una partita sensazionale nonostante i tre gol subiti, perché il quarto è stato preso dal giovane Favaloro. Le chiedo un giudizio sulla sua prestazione. Sono contento, Claudio viene da un brutto infortunio, ha avuto la pubalgia, quindi ha sofferto. Io ho sempre detto di non mollare, e lui è stato molto testardo e soprattutto non si è mai arreso negli allenamenti, non ha mai mollato, meritava questo spazio, ma come lui, ripeto, come tanti altri, oggi mi hanno dato dei risultati e degli input importanti che potranno servire alla squadra in futuro, sia quando saremo al completo, sia quando avrò bisogno di loro. Siamo un bel gruppo, sono fiero di questi ragazzi, stiamo andando bene, purtroppo siamo usciti dalla Coppa, però adesso ci concentriamo al campionato, abbiamo solo un obiettivo, il nostro è sempre quello di fare bene e di essere la mina vagante, speriamo di raggiungere il prima possibile la salvezza e poi chissà cosa viene. Sfumata quindi la qualificazione in Coppa Italia, rimane il campionato, prossima partita contro l'Akragas, squadra che ha al momento 4 punti in classifica. Le chiedo un giudizio sulla squadra avversaria e poi la classifica, si inizia effettivamente a guardarla. Allora, gli avversari non li conosco, quindi non posso esprimere un giudizio. So che hanno fatto 4 punti, hanno avuto degli alti e bassi, però nonostante questo non bisogna assolutamente abbassare la concentrazione, anzi a maggior ragione dobbiamo approfittare che giochiamo in casa e cercare di vincere. Per quanto riguarda la classifica, personalmente io al momento sinceramente la guardo poco e niente, perché ripeto, intanto mi devo salvare e poi dopo che mi salvo inizio a guardare la classifica, ad esempio da dicembre in poi, se tutto va bene, che finisce il girone di andata, conosco tutte le squadre, inizio a pensare a qualcos'altro.